Beh, le ragioni per prendere un cane sono mille, ma oggi ne vedremo una. Ciao famiglie che in effetti hanno al loro interno dei bimbi farebbero un'ottima cosa nel scegliere un cucciolo o anche un cane già più grande e portarlo a casa. Perché, anche se questo può sembrare un concetto leggermente egoistico, in effetti diverse ricerche hanno messo in luce quanto sia davvero di sostegno durante lo sviluppo comportamentale del bambino la presenza di un cane. Inoltre, addirittura è in grado di ridurre il rischio di esposizione all'insorgenza di disturbi comportamentali del bambino. Ad esempio, una recente ricerca ha messo in evidenza come in un gruppo di bambini in cui è presente un animale da compagnia, in particolar modo il cane, si va quasi a dimezzare il numero dei bimbi stessi che sviluppa disturbi d'ansia rispetto a un gruppo di controllo in cui non è presente un animale da compagnia. Ora, l'effetto può essere diretto o indiretto, questo non lo sappiamo, ma il risultato parla chiaro. Spesso il nome del cane è la prima parola che viene pronunciata dal bambino. Ci sarà un perché. Si è visto con diversi studi che prendersi cura di un animale, coccolarlo, aumenta che cosa? Un neurotrasmettitore, che è l'ossitocina, che se vogliamo è un po' considerato un ormone in grado di stimolare il benessere, di ridurre l'aggressività, di aumentare l'empatia, la tolleranza. E nello stesso tempo si va a ridurre invece il cortisolo, che è un'altra sostanza, è un ormone cosiddetto dello stress. Ecco, già questo la dice lunga sul benefico effetto che i nostri amici a quattro zampe hanno su di noi. E addirittura, se andiamo a scegliere situazioni un pochino più delicate, ad esempio quella delle famiglie in cui ci sono bimbi autistici, delle ricerche hanno messo in luce come addirittura l'effetto benefico del nostro amico a quattro zampe non solo vada a migliorare la qualità di vita del bambino autistico, ma dei genitori stessi. Perché questo? Perché ovviamente una coppia di genitori che si prende cura di un bambino autistico è sottoposta a un carico maggiore rispetto ad altri genitori e questo a volte li può indurre anche a forme di stress. Ecco, la presenza di un cane si è visto che può ridurre anche i livelli di stress in questa coppia genitoriale. Questo grazie ai nostri angeli a quattro zampe. Quindi scegliete un cane, portatelo a casa e prendetevi cura di lui. Qui di lato vi lascio altri due video dove rispondo ad altre vostre domande. Vi ricordo che per farmi nuove domande basta iscriversi al sito www.bowboys.tv e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Ci vediamo al prossimo clip. Ciao Bowboys!